Ciao persone, io vi avevo promesso un po' di tempo fa un video su Telegram, anzi vi avevo promesso proprio una serie di video su Dictators No Peace. Allora, io inizierei una nuova partita e inizierei con che paese posso iniziare? Non lo so. Ne ho già fatta una con l'Italia e con la Macedonia del Nord, quindi escluderei l'Italia e la Macedonia del Nord. Boom. Mi sta simpatica la Svizzera, iniziamo con la Svizzera. No, aspetta, la Svizzera no, perché ho troppi stati troppo potenti attorno. Facciamo la Zambia, via. Cominciamo con la Zambia. Conquistiamo il mondo con la Zambia. No, anche scegliere il paese è un po' complicato, perché allora facciamo che comincio con three hours later. Allora va bene, ho deciso, comincio con la Moldavia, va bene, così, perché non lo so esattamente perché sì. Facciamo... verde, ho voglia di farla verde, ok, iniziamo. Inizia la partita, adesso devo conquistare qualche paese. Poi quando vedo che si arriva circa 5 minuti di video inizio, cioè smetto. Allora, ho già battuto un aereo, che bello. Sì, va bene, ok, forza, okay. Tanto partirei da far partire la mia economia, che cosa c'è? Ok, sono indicatore di questo paese, non dare questo. Ok, la mia economia si fa partire con questo. Ok. Adesso guadagno già le monete al secondo. Ok, adesso ne guadagno 5. Ho già comprato tutti i soldati senza niente, accorgo che mi occhio. Vorrei di comprare anche tutti i marinai e poi anche tutti i piloti. Allora, non so se parto in questo video con la conquista, perché non voglio che venga un video troppo lungo, perché dopo non si carica e sarebbe un bel problema. Comunque, direi che intanto abbiamo iniziato a potenziare esercito, marina e aeronautica. Allora, io inizierei ad esplorare i paesi vicini, abbattere aerei, perché sì, perché ci stanno anche parte degli aerei. Oddio, c'è un messaggio, consigli per il dittatore. Esplorare uno per trovare paesi deboli, no? Io partirei da paesi vicini, perché sì, no? Attenzione, fare stati troppo frammentati, quindi io direi adesso di puntare sulla Romania o sull'Ucraina. Sì, di potenziare un bel po' un esercito con quello che ho.
più debole l'Ucraina, penso. Allora, vediamo le potenziali. Qua. Sì, potrebbe volerci un po', quindi adesso aspetto, intanto vado a colonizzare un po' di paesi per vedere, colonizzare, a osservare un po' di paesi per vedere la loro potenza. No, non devo soffermare il video perché... Spendo un po' di aerei, via. Che gli aerei, fun fact, vi danno soldi. Quindi se giocate a sto gioco uccidete gli aerei perché sì, anche se si schiantano sul vostro paese, tanto non cambia niente. Poi questa cosa non l'ho capita, se si schianta sul tuo paese dovrebbe darti danno. Allora, se parlo troppo piano nei prossimi video probabilmente me ne renderò conto, cerco di parlare un po' più forte. Comunque forse se alzate il volume al massimo con gli auricolari mi sentite, ma non lo so. Allora, esploriamo l'Italia, la Slovenia, l'Austria e la Repubblica Ceca. Sì, sta iniziando a venire un po' lungo il video, però tanto tra poco adesso voglio solo acquistare 200 cartucce per la forza aerea e poi finire il video. Sì, mi vedo un po' noioso, però che ci posso fare? Allora, adesso acquisto, direi. Sì. Buon inizio. Sì, dai prossimi iniziano a fare cose. Tanto ho potenziato un pochino esercito, marina e forze aeree. Aspetta, allora, ciao, arrivederci a un prossimo video. Questo qui è stato brutto, quindi ciao.